Il suicidio è l'anima, amici miei, il suicidio è l'anima di James Hillman, catalogo Adelphi, il suicidio è l'anima. Il fatto è, che vi riporto la cronaca, ma che voi di certo già conoscete, vi riporto la cronaca che ho trovato sul Fatto Quotidiano, ve la riporto nel riassunto di questo video. Il fatto è che un uomo ha ucciso la propria moglie ammalata, era stata colpita da un ictus, e poi si è suicidato, ha sparato alla moglie e poi ha sparato a se stesso. E mi è venuto in mente il libro del grande James Hillman, Il suicidio e l'anima, uno dei più grandi psicoanalisti, diciamo, viventi, ma è morto circa un anno fa. Anche la morte di James Hillman è stata del tutto singolare, perché James Hillman è gravemente ammalato, non ha voluto essere curato, ma giorno dopo giorno ha preso nota delle sue sofferenze, sino a quando è arrivata l'agonia e poi la morte. E James Hillman ha scritto appunto una grande opera intitolata Il suicidio e l'anima. Vale la pena di leggerla quando si ha tempo. Il suicidio e l'anima di James Hillman, catalogo Adelphi Edizioni. Va bene, cari amici? Beh, e il suicidio, e restiamo tutti sbigottiti di fronte a un suicidio, tutti sbigottiti. E però vorrei fare una rassegna, una breve rassegna del suicidio nella storia dell'Occidente, del suicidio, e vorrei cominciare da Catone Luticense, il grande nemico di Caio Giulio Cesare. Catone Luticense, che quando fu sconfitto da Caio Giulio Cesare, per non cadere prigioniero di Caio Giulio Cesare, si immerse la spada nel ventre, e siccome non moriva, con le sue stesse mani si aprì ulteriormente l'addome e ne tirò fuori le viscere. Era uno stoico, Catone Luticense, e gli stoici erano maestri nell'arte di scomparire, nell'arte di andarsene. Catone Luticense, poi si penserà Dante Alighieri a sistemare le cose con Catone Luticense, perché relativamente a Catone Luticense e ai suicidi, nella Divina Commedia Dante Alighieri scriverà quei bellissimi versi che sono i seguenti. Virgilio indica a Dante Alighieri i suicidi e dice loro: libertà van cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Le parole più belle che siano mai state scritte sul suicidio sono proprio quelle del cristiano Dante Alighieri. Il suicida va cercando la libertà, che è più cara della vita. Beh, certo, certo, se uno rimane senza le gambe non è più libero. Gli stoici la pensavano così, gli stoici apprezzavano la vita, ma ritenevano che non si doveva vivere a tutti i costi. E mi viene in mente la campagna dei Romani, la campagna militare dei Romani contro l'ultimo regno ellenistico, ai tempi appunto dell'ultimo regno ellenistico. E lì le legioni romane arrivarono in Macedonia e fecero prigioniero il re macedone e lo portarono prigioniero a Roma assieme a tutte le sterminate ricchezze di quel grande regno ellenistico.
E arrivati a Roma si doveva tenere la marcia del trionfo, la marcia del trionfo, e questo ultimo re ellenistico, si rivolse al console romano e disse: «Console, io sono un re, risparmiami la vergogna del trionfo, di sfilare prigioniero al tuo trionfo, io re». E il console romano disse al re Macedone, ultimo re ellenistico, disse: «Re, guarda lì quante spade ci sono, prendine una e liberati dalla vita, datti la morte». Ma il re non volle darsi la morte e sfidò nel corteo interminabile del trionfo romano. Posso ricordare anche tanti altri celebri suicidi, come Seneca, l'autore delle celeberrime lettere a Lucilio, e a chi chiedeva a Seneca, a chi chiedeva: «Maestro, dici maestro, qual è la via per la felicità?» E Seneca rispondeva: «Ah, tu vuoi conoscere la via per la felicità? È una vena del tuo corpo, una vena del tuo corpo». E poi, infatti, poi Seneca morì proprio in questa maniera, perché a un certo punto Nerone gli ordinò di suicidarsi. Seneca poteva scappare, l'impero era grande, avrebbe potuto trovare rifugio da tante parti. No. Seneca era uno stoico, si immerse in una vasca d'acqua tiepida, si tagliò le vene e si lasciò morire dissanguato. Ma Socrate, per esempio, la morte di Socrate ha le parvenze di un suicidio, la morte di Socrate, perché Socrate fu condannato per immoralità, però i suoi discepoli lo volevano liberare, era stato condannato a bere la cicuta, poteva benissimo abbandonare il carcere, ma lui disse che no, e lui doveva dare l'esempio che le leggi della città, della polis, dovevano essere rispettate anche se ritenute ingiuste, e beve la cicuta. Vediamo Marcantonio, Cleopatra, ma un'infinità di suicidi celebri. Ecco, cari amici, una piccola rassegna sul suicidio, che parte dalla citazione dell'opera Il suicidio e l'anima di James Hillman, per analizzare un caso di cronaca. Un uomo anziano che uccide con la pistola la moglie colpita da ictus e poi uccide se stesso. E ho parlato degli stoici, perché gli stoici sono stati coloro che con maggiore lucidità hanno affrontato il problema del suicidio, il problema della vita e della morte, gli stoici. È tanto vero, e concludo, che Dante Alighieri, nella Divina Commedia, relativamente al suicida Catone Deficiense e agli altri suicidi, e scriverà quelle meravigliose parole pronunciate da Virgilio allo stesso Dante, che sono: libertà, indicando i suicidi, libertà van cercando, che sì, cara, come sa, chi per lei vita rifiuta. In ogni caso, e vi raccomando, James Hillman.
Il suicidio e l'anima, edizioni Adelphi. Grazie cari amici se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.